Rieccoci in un altro video underwater e questa volta questo video è molto particolare, infatti ha lasciato un po' perplesso anche me con molti dubbi e molte domande. Quando sono arrivato ho calato un blueback con mezza boia soffondante e mezza pop-up, poi ho pasturato con le boilers e un po' di fioccato e mi sono messo ad aspettare. Dopo un po' sono arrivate le carpe. Cominciavano a girare in pastura, ma non capivo il perché non si avvicinassero all'innesco, non neanche tanto per il fatto che, come vedete dal video, proprio non si avvicinano, rimangono molto distanti e non capivo. Vedete, arrivano, brufano, comunque rimangono più lontano, mentre la pastura era più concentrata sopra l'innesco, quindi il pesce sarebbe dovuto arrivare molto velocemente nei pressi dell'innesco. Invece rimaneva lì, girava in zona, ma sembrava molto sospettoso e quindi decisi di recuperare la canna per poi ricalarla. Adesso ho recuperato la canna e dopo neanche un minuto, guardate cosa è successo. Praticamente le carpe si sono fiondate dove era prima l'innesco e sono andate in frenesia. Io questa cosa sinceramente non l'ho capita, perché comunque non pensavo che quella canna poteva dar fastidio a loro, perché il filo comunque era in bando. Ho fatto tutto nel miglior dei modi, ma comunque il pesce non si avvicinava, mentre adesso, come potete vedere, grufano sul fondo senza nessuna paura. Come potete vedere sono in piena frenesia, quindi se lì in mezzo ci fosse stato un qualsiasi innesco penso che sarebbe partito, però ahimè avevo recuperato per fare un cambio di innesco e provare a mettere lo spinner, e quindi nel frattempo le carpe si sono spazzolate tutta la zona. Ora vi lascio un po' alle immagini, perché comunque credo che sia sempre bello vedere delle carpe nel loro habitat. Tra poco arriverà la solita tartaruga, questa volta addirittura vedrete proprio che morde la carpa. Io non pensavo che arrivassero a tanto, ma quando pare, quando le tartarughe vogliono mangiare qualcosa e c'è un pesce in zona, si fanno rispettare. Guardate attentamente adesso la tartaruga e la koi bianca, in questo momento. Tac! Visto? Un morso. Quello che vi dicevo nel video scorso, che comunque le tartarughe quando arrivano sull'innesco, finché non finiscono a mangiare non prendiamo più niente. Anche perché le carpe vorrebbero andare in quella zona, ma sanno molto bene ciò che rischiano. Thank you.
Adesso tra poco la tartaruga probabilmente sarà sazia, prenderà e si allontanerà dallo spot. E vedremo che le carpe ricominceranno a grufolare proprio dove era la tartaruga, perché finalmente se n'è andata. Adesso tra poco mi rimetterò in pesca con un altro approccio, comunque vedremo come va. Eccolo qui, spinner rig. Personalmente non amo le pop-up, quindi non amo neanche questa montatura, però è molto molto interessante e valida, quindi vediamo sott'acqua come si comporta. E ora calerò lo spinner. E pastorerò principalmente a boilies. Tra poco sposterò un attimo il terminale, perché comunque pensavo che non era perfettamente davanti all'obiettivo, quindi sono andato a spostarlo. Ora sono passati circa una ventina di minuti e sullo spot stanno ritornando le carpe, anche se è ritornata anche la tartaruga, quindi staremo a vedere cosa succede. Qui credevo che prendesse l'innesco, invece ha preferito una boia soffondante alla pop-up. Ora questa carpa che vedremo arrivare, non so se si è resa conto dell'innesco, semplicemente andava per la sua strada. Mentre alla seconda carpa in arrivo, guardate bene, alla mada. Che dire dello spinner? Quando pare è una montatura molto valida. Adesso la presentazione è andata anche bene, perché in mezzo a dei sassi comunque
una mondatura pop-up risulta meglio di una mondatura affondante, e se usato con le giuste accortezze è un buon alleato.